Ciao a tutti amici di BCTV, la notizia della morte di Alessandro Maggi, l'esordiente dell'Imbalplast, ha colpito e scioccato tutti noi dell'ambiente. Anche noi come BCTV abbiamo scelto di ricordare lo sfortunato atleta postando una fotografia su Facebook in una maniera molto composta, molto sobria, senza insomma approfittarsi della vicenda, senza clamori, senza stare a strombazzare, approfittarsene di chi in questo momento sta soffrendo. È davvero strano osservare come le coincidenze a volte siano davvero tragiche in questi incerti momenti, proprio nella settimana in cui torna a vincere un italiano come Vincenzo Nibali al Tour de France, un Vincenzo Nibali che ha dimostrato la sua grandezza non solo nella parte sportiva, ma anche ricordando il povero Alessandro in una sua intervista. È davvero strano e difficile stare a commentare quanto è successo. È davvero strano vedere come due episodi così lontani per sentimenti si possano intrecciare assieme. Certo, avremmo preferito raccontare di Vincenzo Nibali, che è entrato insomma nei magnifici set del ciclismo italiano, di quelli capaci di vincere il Tour de France come Bottecchia, Bartali, Coppi, Nencini, lo stesso Felice Gimondi e Marco Pantani, e invece siamo qui insomma a raccontare, senza neanche trovare bene le giuste parole, di questa vicenda. Vicenda che la rivedrete subito nel primo servizio, perché era presente proprio la sorella gemella di Alessandro, che insomma si è ricordato con un minuto di silenzio prima delle corse di Cesano Maderno questo tristissimo episodio. Poi però sono convinto che, conoscendo anche poco ma personalmente Alessandro, sono convinto che credo che anche lui avrebbe voluto che insomma si vada avanti nella trasmissione con la stessa nostra passione, con la stessa passione che ci accomuna un po' tutti nei momenti più belli e in quelli più tristi. Allora andremo avanti con una meravigliosa intervista, quella della campionessa italiana Chiara Teocchi, una grande atleta della mountain bike, che verrà intervistata da Giorgio Torre. Allora partiamo subito con questa puntata, con prima i servizi femminili di Cesano Maderno e poi arriveranno proprio Giorgio Torre e Chiara Teocchi che ci rallegreranno insomma questo episodio di BCTV. Il silenzio e poi l'applauso. C'era anche Vittoria Maggi ad omaggiare il fratello gemello Alessandro prima delle due gare del settimo trofeo Bici Planet Memorial Lorenzo Ganassin, manifestazione riuscitissima organizzata dal Bici Planet Team all'interno dell'abitato di Cesano Maderno in provincia di Monza e Brianza. Una manifestazione riuscitissima per diversi motivi. Innanzitutto il primo, e lo abbiamo visto, per la sensibilità degli organizzatori nell'omaggiare lo sfortunato atleta dell'Imbalplast in maniera sobria e composta, e poi perché questa gara faceva parte della Challenge Rosa della Brianza, una manifestazione inedita che, legando assieme le gare di Macherio, Cesano Maderno e Ghisallo, sicuramente darà lo spazio che merita ad un movimento, quello del femminile, che soprattutto in Lombardia ha bisogno come il pane di nuove formule per valorizzare il lavoro di decine di squadre. Eppure siamo certi che tantissimi di voi a casa avranno pensato: ma perché valorizzare queste ragazze che invece di correre ad alto ritmo passeggiano? Perché non è del tutto vero, e qualcosa sta cambiando piano piano, gara dopo gara, nella mentalità di queste ragazze. Se nelle prime fasi di gara abbiamo sì assistito ad una corsa lenta, nel finale il ritmo è stato più alto, con diversi allunghi operati sulla testa del gruppo e una media di gara che si è improvvisamente impennata. Si eravate tutti in volata con la tricolore Gloria Scarsi, che riesce a sopravanzare tutte le avversarie e va a vincere davanti a Giada Camplani e Ilaria Chinelli. Quarta piazza per Camilla Pedretti, quinta per la campionessa regionale lombarda esordiente primo anno Chiara Marelli e sesto posto per Sofia Giussani. La Camplani invece è la nuova leader della Challenge Rosa della Brianza con 32 punti, 3 in più della compagna di squadra Emanuela Zanetti. Ma ascoltiamo adesso le parole della campionessa italiana Gloria Scarsi. Gloria Scarsi, vincitrice oggi a Cesano Maderno, la prima vittoria con la nuova maglia tricolore conquistata due settimane fa a Boario. Sì, è stata una vittoria molto sofferta perché all'ultimo chilometro ero molto indietro nel gruppo
e sono uscita proprio agli ultimi 50 metri, è stata una volata veramente veloce. Senti, per te questa è la quarta vittoria stagionale, rettilineo molto largo, ma alla fine hai messo la tua ruota davanti a tutti. Sì, è un rettilineo molto largo, il problema è che si sono strette tutte a destra, io ero dalla parte di destra, però sono riuscita a passare e ho fatto la volata, è andata bene. A chi la dedichi? A mio nonno e alla mia migliore amica. Gara vivace e incertissima anche per le 48 allieve ai nastri di partenza della seconda corsa della giornata. Se nel corso delle prime tornate sono state le maglie bianco-verdi del Villungo in alternanza a quelle blaugrana della Lazio, a guidare il gruppo nella fase centrale della gara sono state le allieve della Re Artù Factory Team a prendere il controllo della situazione. Ripetuti attacchi da parte dell'atleta in maglia nero-verde costringono il gruppo a organizzarsi per contrastare le fughe ed alzano il ritmo della gara. La media finale infatti sarà superiore ora addirittura ai 37 km orari. Il primo allungo porta la firma di Sara Manfredi in compagnia della russa del Cadeo Carpaneto Margarita Pacomova. Nel corso della tornata successiva è la tricolore 2013 nella corsa punti Martina Michelotti, sempre della Rare 2 a provare l'allungo. A seguire ci prova anche la campionessa regionale a cronometro dell'Emilia Romagna Valentina Iaccheri, sempre della Rare 2, ma anche questo terzo tentativo risulterà infruttuoso. Nel corso della penultima tornata l'ultimo attacco porta la firma di un'altra atleta della Real Tour, Francesca Montefiori, che guadagna solo una decina di metri. Il gruppo controlla a vista la situazione e riacciuffa la fuggitiva. La volata conclusiva si trasforma in uno spettacolare testa a testa tra la cunese Elisa Balsamo della Vigor e la campionessa regionale lombarda Chiara Consoni dell'Estado de Mexico Eurotarget. Negli ultimissimi metri la Balsamo riesce a trovare il guizzo per piazzare il colpo di reni vincente e precedere sulla fettuccia bianca la diretta avversaria per pochi centimetri. Terzo posto per Martina Fidanza dell'Estado Stato de Mexico Eurotarget. Quarta posizione invece per Beatrice Deschini, quinta Elisa Wackerman. Ma ascoltiamo l'ennesima intervista della straordinaria Elisa Balsamo, sempre più leader della Challenge. Elisa Balsamo si impone anche nella seconda prova della Challenge Rosa della Brianza. Una volata al cardiopalma fino all'ultimo centimetro, il risultato finale era indeciso. Sì, è stata una volata molto difficile e infatti la Consoni stava rimontando, però poi sono riuscita a spingere fino in fondo e a vincere. Senti, una dedica per questa vittoria? Ma diciamo che vorrei dedicarla a mia mamma che mi ha portato a correre. Proseguiamo con BCTV, lo aveva già accennato in apertura Valerio, è un'altra puntata tricolore. Abbiamo l'onore e il piacere di avere qui con noi ancora una campionessa italiana. Dopo Davide Plebani la scorsa settimana campione italiano juniores su strada, abbiamo la campionessa italiana donne junior del cross country, Chiara Teocchi della Hydro Drain Bianchi. Ciao Chiara. Ciao, grazie mille, anche per me è un piacere essere qui. Direi campionessa italiana tre volte quest'anno, perché quello che ha fatto nel 2014 Chiara è davvero qualcosa di eccezionale, perché avevi vinto il titolo italiano del ciclocross nel mese di gennaio, ti sei poi confermata tricolore anche nel cross country qualche settimana fa e notizia proprio di sabato scorso campionessa italiana anche della specialità Eliminator, una stagione davvero eccezionale. Sì, devo dire che questa stagione è stata una delle più belle che abbia fatto in assoluto, vincendo comunque anche il Giro d'Italia nel ciclocross cross e internazionali d'Italia e mountain bike. Sono contenta di questi tre tricolori, l'ultimo davvero inaspettato e combattuto fino alla fine con un anno per Palaiter davvero comunque pronta anche lei per questo italiano. Sono contenta e devo ringraziare soprattutto la mia squadra. Sono state davvero numerose e prestigiose le tue vittorie, in particolare di questi tricolori. Se devi scegliere qualcosa di speciale in questa stagione, qual è la vittoria più bella che ti ha dato maggiori soddisfazioni? Beh, non saprei scegliere. Ovviamente posso dire che sia quello di ciclocross che quello di mountain bike erano un po', cioè comunque quelli più che ho vissuto meglio, perché forse tutta una stagione vincendo, quindi poi alla fine hanno conorato la mia stagione. Quello appunto dell'Eliminator è stato quello più inaspettato, ma quello più combattuto. Ora vedremo i prossimi appuntamenti come andranno.
Sappiamo che BCTV è seguita da tanti appassionati di ciclismo o tanti di ciclismo su strada che magari conoscono poco le discipline dell'off-road. Abbiamo parlato di Eliminator, chi meglio di te, che sei la campionessa italiana in carica, può spiegare ai nostri amici a casa di cosa si tratta questa specialità nuova, possiamo dire. Sì, esatto, una specialità che più o meno in Italia c'è da 3 anni. Ho corso anche l'anno scorso il campionato italiano. Una specialità un po' particolare, diciamo che inizialmente si fa una qualificazione su un percorso che di solito si fa 1 o 2 giri, un percorso con appunto degli ostacoli o naturali, quindi in un paese magari degli scalini o queste cose, o artificiali con salti e dossi, e appunto un percorso con questi apporti tecnici, e alla fine, dopo le qualificazioni, si passano alle semifinali, appunto finali o quarti, dove si parte in 4 e passano sempre i primi 2, e quindi poi fino alla fine, fino alle finali appunto, e poi chi vince appunto, ecco. È una specialità davvero spettacolare. Qualche volta vi abbiamo fatto vedere delle immagini anche a noi a BCTV, tutti i colori del ciclismo. Proprio la settimana scorsa abbiamo visto le immagini della Hero Eliminator, una bella disciplina che anche prova di Coppa del Mondo in qualche occasione. Coppa del Mondo, anche tu Chiara quest'anno hai avuto modo, anche lo scorso anno, di partecipare e di toglierti delle belle soddisfazioni. Ti seguiamo da diversi anni, hai sempre dimostrato le tue qualità, ma possiamo dire che in questa annata c'è stato davvero un salto di qualità da parte tua. Sì, esattamente, come dicevo anche in un'altra intervista, ho quest'anno proprio davvero fatto un salto di qualità, che lo devo soprattutto al mezzo che appunto Bianchi, l'Hydrodrain Bianchi, mi ha dato, che è la mia Bianchi Metalon SL 27,5, dove mi trovo bene sempre su ogni tipo di percorso e ogni tipo, diciamo, di terreno. E poi un grande salto di qualità l'ho fatto comunque anche come atleta, sia di testa che fisicamente. So gestire meglio le gare e anche gestire, diciamo, il fuori gara, quindi l'allenamento settimanale e tutto il resto. La tua squadra l'hai già nominata tu, Hydrodrain Bianchi, ormai da diversi anni sei nella famiglia Bianchi, presidente, il campione Felice Gimondi. Quanto è importante questa società e questo ambiente, e quanto lo è stato per la tua crescita in questi anni? Io ormai reputo la Hydrodrain Bianchi come una seconda famiglia. Il mio manager Andrea Ferrero penso che tratti i propri atleti come davvero dei figli e non ci fa mancare mai niente, soprattutto comunque anche tutti gli sponsor. È una società veramente bella, appunto, con un presidente che conosce il mondo del ciclismo, e quindi chi meglio di lui sa come trattare gli atleti. Penso che sia davvero una delle società più belle in Italia. Come detto prima, mi aiuta tantissimo come materiali, ma anche come preparazione, non mi fa mai mancare niente, quindi un grosso aiuto lo devo anche alla squadra. È davvero un grande lavoro quello svolto dalla squadra della Bianchi, da Ferrero come hai detto tu, dallo stesso Ghirotto che segue la squadra Elite e coordina un po' tutto il team, un lavoro che la cui bontà è testimoniata anche dai risultati ottenuti da Chiara e da tutti gli altri ragazzi in questi anni e anche in questa stagione. Abbiamo parlato del campionato italiano cross country che tu hai vinto a Gorizia, tu sei stata la campionessa italiana delle donne junior, ma si sono assegnati anche gli altri titoli delle altre categorie. Allora andiamo a scoprire quello che è successo proprio a Gorizia un paio di settimane fa nel prossimo servizio. Domenica 20 luglio Gorizia ha ospitato i campionati italiani cross country 2014 per le categorie Elite Under 23 e Juniores. 6 maglie tricolori in palio e il meglio della MTB italiana schierato alla partenza. Dopo averlo inseguito per anni sia nella MTB che nel ciclocross, finalmente sui sentieri di casa il goriziano Luca Braidot è riuscito a realizzare il sogno tricolore, laureandosi campione italiano tra gli Elite. Partenza a razzo per il corridore della Forestale con il fratello Daniele Braidot, che lo ha coperto alle spalle mettendosi alle ruote degli avversari più temuti, Gerhard Baumer, Andrea Tiberi e l'atteso Marco Aurelio Fontana. Più attardati il campione uscente Tavacchi e Cominelli. Negli ultime 2 tornate Fontana non è riuscito a tenere il ritmo dei migliori, sprofondando nelle posizioni di rincalzo. Alla fine sarà 9º, mentre il battistrada Luca Braidot ha mantenuto invariato il proprio vantaggio fin sul traguardo, dove ha festeggiato il suo primo titolo italiano della carriera. Alle sue spalle Keschbaumer e Tiberi. Lotta serratissima tra gli under 23, dove a spuntarla è stato Andrea Righettini, capace di superare al photo finish una concorrenza agguerrita come quella degli altieri della Merida, Stefano Valtrighi, Giulio Bertolini e Lorenzo Samparisi, piazzati nell'ordine. Tra le donne, come da pronostico, monologo dell'altoatesina Eva Lechner, che ha confermato la sua maglia tricolore con una condotta di gara eccellente, anche se un po' deluso il parterre di partenti, piuttosto ridotto.
Seconda posizione per Serena Calvetti e terza Mara Fumagalli, quarta l'Orobica Nicoletta Bresciani, mentre Anna Oberparleiter è stata costretta al ritiro. Altra conferma tra le donne under 23 con la vittoria netta di Lisa Rebensteiner, che si è lasciata alle spalle Serena Tasca e Alessia Bulleri. Abbiamo già parlato in trasmissione con la nostra ospite Chiara Teocchi, campionessa d'Italia tra le donne junior, davanti a Greta Seivaldi e Rebecca Garibaldi. Tra gli juniores maschi invece titolo italiano per Alessandro Naspi, che ha fatto la differenza nell'ultimo giro staccandosi di ruota il padrone di casa Moreno Pellizzonne. Terzo posto per Yuri Cerchi. E complimenti allora a tutti i campioni italiani del cross country che in quella domenica a Gorizia insieme a te Chiara hanno festeggiato questa bella soddisfazione. Ti vorrei chiedere un'altra cosa anche per chi magari non ti è seguito in questi anni e ti conosce poco. Come è nata in te la passione per la bicicletta in generale e soprattutto per la mountain bike? Questa è una delle domande che preferisco, perché appunto la mia passione per la mountain bike è nata grazie a mio padre, che appunto anche qui oggi mi accompagna sempre in tutte le gare è sempre presente. Diciamo che inizialmente ero un po' una frana, infatti la mia prima gara mi sono classificata ultima, hanno dovuto proprio aspettarmi, ero lì tutta impegnata. Poi però invece piano piano la passione è cresciuta e quindi ovviamente con la passione c'è anche il sacrificio che bisogna fare, anche se devo ringraziare sempre davvero la mia famiglia, mio padre, mia madre, mia sorella, che mi sono sempre vicini anche nei momenti magari un po' bui, un po' tristi. Loro cercano sempre di tirar sul mio morale. È davvero importante, come sempre, anche il supporto della famiglia per un atleta. Quando hai mosso le tue prime pedalate, qual è stata la società dove hai cominciato a correre prima di arrivare poi in Casabianchi? La mia prima società è stata la Bikers Petosino, Polisportiva Sorrisolese. Lì era un habitat un po' diverso, diciamo, ovviamente le gare erano giovanili e quindi finita la gara si festeggiava, si stava tutti insieme. Invece è passato subito esordiente allievo, più o meno poi da esordiente secondo anno sono passata alla Bianchi e lì invece ho trovato una squadra, come ho detto prima, davvero una seconda famiglia. Mi sono trovata subito bene con i compagni, con il manager, con il presidente e appunto anche con il mio allenatore, che è anche quello di adesso, che è Maurizio Cominelli, c'è anche lui che do davvero tanto. È davvero molto importante il lavoro svolto da queste persone e dalle società che lavorano alla base per quello che è il movimento ciclistico italiano, bergamasco in questo caso, sia su strada che nel fuoristrada. Noi adesso voltiamo un attimo pagina, parliamo di strada, perché nel weekend scorso in provincia di Bergamo si sono tenute tre gare molto importanti. La prima qua riguarda la categoria allievi, era il nono piccolo giro della Val Seriana, prima prova del sesto giro della Valle Seriana, una manifestazione, una challenge in tre prove che si svolge nell'arco dell'intera settimana. Appunto domenica scorsa la prima prova ad Albino, mentre stiamo registrando verrà effettuata la seconda prova, la cronoscalata Cene Altino, che noi vi proporremo le immagini la prossima settimana nella prossima puntata di BCTV, insieme anche alla prova conclusiva, quella con il classico appuntamento della Gazzaniga Onore. Allora andiamo a vedere le immagini proprio della prova di Albino di domenica scorsa che ha aperto questa challenge e poi le due gare esordienti che si sono svolte a Cassinone di Seriate. L'unica vittoria del 2014 l'aveva ottenuta nella prova inaugurale del Giro della Valle Brembana, regolando con un potente scatto nel finale i 10 compagni di avventura con cui era andato in fuga. E, come in un meraviglioso déjà vu, domenica Francesco Cornolti ha confermato il suo feeling con le challenge andando a vincere ad Albino il nono piccolo Giro della Valle Seriana, atto inaugurale del Giro della Valle Seriana. Come lo scorso 25 aprile, il corridore della Paladina ha raggiunto il successo in due mosse. Prima è entrato nella fuga decisiva in compagnia di Ettore Gualdi, Federico Trezzi, Nicolas De Micheli e Dario Bassi. E poi ha completato l'opera scattando negli ultimi 300 metri della salita conclusiva. Un successo meritato, giunto al termine di una manifestazione in cui, come ha detto il vincitore al termine della prova, il gruppo non è mai stato in gara. Complice il percorso nervoso, con la salita della funicolare di Albino da ripetere 4 volte e i soli 60 atleti al via, controllare la corsa si è dimostrato impossibile. Sin dai primi chilometri si è assistito a una serie di scatti e controscatti. Ci hanno provato Andrea Ghislanzoni, Michael Gioè, Damiano Sant'Ambrogio, poi Pini, Noris, Baldaccini, Barbierato e Zanoletti. A una quindicina di chilometri dal traguardo, ecco l'affondo decisivo promosso da Cornolti, Gualdi, Trezzi, De Micheli e Bassi. Gli ultimi chilometri, con la duplice scalata alla funicolare, hanno eliminato dai giochi per la vittoria De Micheli e Bassi, mentre hanno esaltato Francesco Cornolti, che ha aperto il gas in vista del traguardo anticipando Trezzi e Gualdi.
Quarto posto per Mattia Noris, che ha battuto al photo finish un bravissimo Sant'Ambrogio, leader della classifica di GPM. La terza maglia della Challenge, quella dei giovani, è andata invece sulle spalle di Andrea Barbierato, nono. Il tutto in attesa della cronoscalata Cenaltino, disputatasi martedì 29 luglio, e dell'attesissima Gazzaniga Onore di domenica 3 agosto, dove lo stesso Cornolti spera di fare bene. Io so di non essere uno scalatore puro, quindi cercherò di riuscire a contenere un po' durante la cronoscalata all'Altino e cercherò di fare bene alla Gazzaniga Onore e portarmi a casa un altro successo. Questa vittoria la dedico solamente ai miei genitori, a tutti quelli che mi vogliono bene, al mio direttore sportivo che mi porta. La giornata dedicata agli esordienti di Cassinone di Seriate si apre con la vittoria del valtellinese Nicola Bordoli del pedale morbegnese, che con uno splendido assolo fa sua la gara dei classe 2001 abbinata al 33esimo trofeo Pietro Rossi alla memoria Gran Premio Alpini Cassinone, gara organizzata dalla GF Fulgor Seriate. 33 atleti al via, la concomitanza con altre manifestazioni in regione e il turno di riposo forzato dalle regole federali per altri atleti ha limitato il numero dei partecipanti, solo 33 i ragazzi schierati alla partenza di questa prima prova. Prima della gara un minuto di silenzio osservato con commozione da tutti i ragazzi per ricordare la memoria del loro coetaneo Alessandro Maggi, esordiente della Imbalplast Soncino, tragicamente scomparso in allenamento nei giorni scorsi sulle strade del Cremasco. Alle ore 9 il via ufficiale alla gara, da percorrere 32,9 km con due giri di un circuito, l'ultimo dei quali presentava anche il passaggio sulla breve salita di Cantalupa. L'allungo più interessante della prima parte di gara è operato da Nicola Sorrentini della Pagnoncelli in compagnia di Lorenzo Gambini dal pedale arcorese. La corsa, come prevedibile, si accende sul GPM di Cantalupa, dove scollina per primo Nicola Sorrenti davanti a Iuri Brioni dell'Albano e a Nicola Plebani della Bike 3 Team. I tre al comando allungano e in discesa rientra su di loro anche il morbegnese Nicola Bordoli. I quattro se ne vanno di comune accordo, poi a 400 metri dal traguardo Bordoli piazza la stoccata vincente e si presenta tutto solo sul traguardo di Cassinone. Secondo Plebani, terzo Brioni e quarto Sorrenti. A 17 secondi Alessandro Ferrari della Pagnoncelli vince la volata del gruppo. Questo il racconto del vincitore. Siamo usciti verso gli ultimi 3-4 km in 4 e gli ultimi 300 metri ho visto che ne avevo di più e ho provato a partire e ce l'ho fatta. Per te la prima vittoria della stagione la dedica a chi va? Al mio allenatore, alla mia famiglia. Una prima vittoria che ti dà morale per il proseguo dell'annata, ora quali sono gli obiettivi? Continuare così. Secondo appuntamento per il 33esimo trofeo Pietro Rossi alla memoria, sempre con la regia organizzativa della Fulgor Seriate del presidente Fiorenzo Nava, con la gara riservata agli esordienti, secondo anno. 38 i corridori schierati alla partenza, in questo caso sono 3 i giri da percorrere, sempre con l'ultimo passaggio con l'appendice verso la salita della Cantalupa, per un totale di 47 km. Già a metà del primo giro il padrone di casa, Lorenzo Salvetti della Fulgor Seriate, si mette in testa al gruppo ad alzare il ritmo. L'azione più duratura nasce però nel corso la seconda tornata con Simone Pianetti della Paladina che allunga e viene raggiunto da Imad Seccad della Costa Masnaga. Vantaggio massimo dei due 14 secondi, poi riassorbiti dal gruppo qualche chilometro prima del suono della campana. In questo caso la salita della Cantalupa non fa selezione, scollina per primo il seriano Fabrizio Piccinali della San Marco Vertova davanti a Riccardo Bugini della Pagnoncelli e a Davide Cattaneo della Cicloteam Nembro. Il gruppo si presenta compatto sul rettilineo d'arrivo, il favorito e beniamino di casa Lorenzo Salvetti parte forse un po' troppo presto e Simone Pianetti vince alla grande in rimonta. Terzo Fabrizio Piccinali della San Marco Vertova, poi piazzati Pasta, Chiodini e Seccad nelle prime 6 posizioni. Queste le parole del vincitore. Sì, è stata una gara abbastanza dura, ho provato a scattare e dare vuoto al gruppo ma non ce l'ho fatta, mi hanno ripreso l'ultimo giro, però visto che ce l'avevo di più alla volata sono riuscito a vincere. La dedica a chi va? Ad Alessandro Maggi, che è venuto a mancare giovedì in allenamento, e al mio direttore sportivo. Proseguiamo nella nostra chiacchierata con la campionessa italiana donne junior del cross country, Chiara Teocchi.
cross country, ciclo cross, eliminator, abbiamo detto sono stati i titoli tricolori di quest'anno, ma tu sei davvero un atleta che rappresenta in pieno quella che la federazione in questi anni declama come la multidisciplinarità, perché tu corri anche su strada e sappiamo che quest'anno ti sei cimentata in qualche gara come negli anni scorsi e hai partecipato anche con un discreto successo al campionato italiano. Sì, esatto, diciamo che mi reputo tra virgolette un atleta polivalente, appunto, e ho partecipato al campionato italiano a Varese. È stata un'esperienza bellissima perché un mondo nuovo, devo dire, un po' diverso dalla mountain bike. Sono andata in fuga con appunto poi la campionessa italiana e europea Sofia Bertizzolo e poi la fuga è stata ripresa quasi al penultimo giro più o meno e ho finito nona. Però mi sono davvero divertita tanto, anche se quel giorno il tempo, come quest'estate, è un po' malvagio. Pioveva tutto il giorno, un freddo, le circostanze meteo diciamo che mi piacevano perché io adoro il freddo, però comunque magari un po' di sole non farebbe male. Sappiamo che ti stai divertendo in questo periodo anche con un'altra disciplina che è il BMX, cosa ci puoi dire a proposito? Esatto, appunto è una disciplina che mi sono appunto avvicinata poco tempo fa, circa 3 mesi fa. Ed è davvero strana perché pensavo, vabbè, cosa vuoi che sia, sono 2 cunette, le salti. Invece arrivato lì vedevo ragazze anche più piccole di me, del G6, che magari mi facevano salti di 13 metri, io rimanevo lì come per dire oddio. E comunque una disciplina veramente bella, speciale, perché uno sprint 40 secondi a tutta e c'è molta tattica lì, chi passa prima in questa curva, chi salta meglio. E quindi oltre che essere appunto una disciplina che porta il corpo a uno sprint davvero sacrificante, è anche tutta una tattica di testa e quindi uno sport molto bello. Disciplina che ti vedrà impegnata anche in campo azzurro a breve. Sì, esatto, probabilmente parteciperò alle Olimpiadi a Nanchino che si terranno dal 10 più o meno dal 10 agosto fino al 28 e speriamo di far bene, insomma è un campo tutto nuovo e vedremo. Olimpiadi giovanili che si terranno appunto anch'io in Cina, in bocca al lupo anche per questa esperienza, non farai solo la BMX, abbiamo capito che sei un atleta davvero polivalente, quindi in bocca al lupo a te e a tutti gli altri ragazzi che difenderanno i colori azzurri in quell'occasione. Andiamo avanti con una rubrica che contraddistingue ormai la trasmissione BCTV e la 5 Up, le 5 cose più belle della settimana. Quinta posizione della nostra 5 Up settimanale per la junior Katia Ragusa dell'Estado de Messico Euro Target, già tricolore della cronometro che domenica scorsa a Sarnonico in Trentino ha conquistato la prima vittoria su strada della stagione, vincendo per distacco e lasciandosi alle spalle Magnetto Aglietta, Balducci, Wackerman e Persico. Quarto posto per il valtellinese Daniele Cantoni della Massi Supermercati, un altro atleta che domenica ha rotto il ghiaccio vincendo, solitario, sul difficile traguardo veranese della Corrubio Montecchio di Negrara. Vittoria arrivata al termine di una gara vissuta tutta all'attacco. Terza posizione per l'ucraino Marlen Zmorka del team Palazzago che sabato ha portato a 4 il suo personale bottino di vittorie vincendo in solitaria sul traguardo di Lippiano nel trofeo Tosco Umbro. Secondo posto per la coppia del team Colpac formata da Giulio Ciccone ed Edward Ravasi che, usciti con un'ottima condizione dal Giro della Valle d'Aosta, giovedì scorso hanno messo a segno una splendida doppietta sul traguardo di Bosco Chiesanuova nel Veronese. Formidabili! E la prima posizione della nostra 5 Up settimanale per la bergamasca Claudia Cretti della Valcar PBM che al campionato europeo su pista di Anadia in Portogallo ha conquistato da campionessa uscente la medaglia di bronzo dello scratch, prova vinta dalla compagna Elena Bissolanti. Ha contribuito al bottino di 7 medaglie della nazionale azzurra. Siamo ormai giunti a conclusione, abbiamo parlato di piccoli e proprio in chiusura di questa puntata vi proporremo una simpatica clip che il nostro Roberto Maio ha confezionato dalla gara dei giovanissimi su strada di Casazza. Io ringrazio innanzitutto Chiara per essere stata qui con noi quest'oggi, ringrazio la Bianchi che ci ha dato la disponibilità ad avere la nostra ospite, ringrazio voi amici a casa che ci avete seguito come sempre con molta attenzione, un saluto da Giorgio Torre e vi do appuntamento alla prossima settimana.